Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e come avrete letto dal titolo, oggi andremo a realizzare un look per il giorno di Pasqua. Ebbene sì, come mi vedete, sono in pigiama. Credo che in questo periodo siamo tutti un po' acconciati così, ovvero struccati e in pigiama. E quindi il mio obiettivo di oggi è proprio quello di realizzare questo look per prenderci cura del nostro aspetto. Direi di cominciare subito. Ho già idratato il viso e le labbra e la prima cosa che farò è quindi applicare una BB cream. Facciamo un trucco molto leggero, quindi con una base molto leggera, per cui applico semplicemente questa BB cream di Yves Rocher su tutto il viso. In questo modo avremo la giusta coprenza senza andare a appesantire il viso, appunto, perché comunque ritrovandoci dentro casa non abbiamo bisogno di una full face bella pesante. Successivamente applico il correttore aranciato per contrastare appunto sempre lo scuro delle mie occhiaie. Lo sfumo leggermente con le dita. E poi applico il Long Stay Concealer di Astra, sempre sotto le occhiaie. E dove abbiamo le nostre imperfezioni. Ho anche pensato di utilizzare dei prodotti più low cost e facilmente reperibili. Diciamo anche quelli più comuni che uno potrebbe avere in casa. Vado a sfumare con una spugnetta, mi raccomando, la spugnetta deve essere bagnata o comunque umida. Fisso subito il correttore prima che vada nelle pieghe, sempre con la cipria di Deborah Fully in collaborazione con Cosmify e questo pennellino ampio. Allora ragazzi, possiamo iniziare con gli occhi. Voglio utilizzare dalla palette iconica, prendendo un pennello ampio, questo marroncino caldo che si chiama William, per scaldare la piega. Volevo anche un po' parlarvi di come sto vivendo io questi giorni e sapere anche come li state vivendo voi. Devo dire che all'inizio è stata un po' difficile, perché comunque ero abituata a una routine piuttosto frenetica. Tra appunto le lezioni in accademia e il lavoro. Ho passato, penso, le prime 2 settimane a poltrire nel letto tra serie TV che dovevo recuperare, film. Inoltre ero un po' disperata anche per non poter vedere il mio ragazzo, in realtà come penso la maggior parte delle coppie in questo periodo, perché essendo che appunto i nostri genitori lavoravano ancora non da casa, abbiamo preferito evitare e rimanere lontani per almeno 2 settimane. Prendo un pennello da sfumatura più piccolo e trascino il colore che ho utilizzato prima anche nella parte esterna dell'occhio. In realtà potrei sembrare esagerata, perché alla fine tutte le coppie riescono ovviamente a stare qualche giorno senza vedervi, ma la mia in realtà è una relazione a distanza, per cui il fatto di averlo qui vicino, anche se sono relativamente abituata, proprio il fatto di averlo qui vicino, e come ho detto nello scorso video siamo vicini di casa, quindi vederlo dal balcone e non poterlo toccare o comunque abbracciare è stato più difficile del resto, ecco. Ora prendo un pennello piatto, questo è di Wet n Wild, e questo color oro un leggermente scuro che si chiama Meryl, e lo inizio a stendere sulla piega. A parte questo, ragazzi, nelle prime settimane abbiamo fatto il flash mob, quindi non mi ricordo bene quanti giorni è durata, credo una settimana, per cui avevamo l'appuntamento pomeridiano verso le 6 di pomeriggio, in cui mio papà metteva la musica e cantavamo e ballavamo con tutti i vicini, ed è stata veramente
una cosa emozionante, perché a parte che ti avvicina molto alle persone, soprattutto in questo momento avere un contatto è diventato fondamentale, per cui era veramente quella mezz'ora che dava più un senso alla giornata e che comunque riusciva a strapparti un sorriso. Adesso sfumo i due colori insieme con il pennello che abbiamo utilizzato prima per non lasciare nessuno stacco. Ora prendo un altro pennellino piatto, più piccolo, questo è di Essence, e un oro un po' più chiaro, Immaculate della Dreamy di Nabla, e lo metto nella parte più interna per dare anche un maggior punto luce all'occhio. Lo porto anche nell'angolo interno e sfumo i due colori insieme. Possiamo passare alla rima inferiore. Prendo sempre con un pennellino piatto, questo è di Nabla, e prendo Frida, questo colore aranciato, per dare un po' più di colore, e lo sfumo sotto. Lo sfumo fino a metà piega, perché poi andremo a prendere un altro colore. Infatti prendo Ofra, quindi lo congiungo con un altro pennellino, questo è ancora più piccolo. Sto cercando di non fare le facciacce terribili che ho fatto nello scorso video, ma vi giuro che è inevitabile. Non riesco a coordinare la bocca con il pennello. Prendo un pennello da sfumatura ancora più piccolo e li sfumo bene insieme. Perfetto, penso che col trucco occhi ci siamo. Applico il mascara, utilizzo l'Extra Scalp Volume Mascara di Kiko, lo applico off camera e torno subito. Ok, eccomi, volevo parlarvi un attimo di questo mascara. Fa un bel effetto sulle ciglia, il volume è molto evidente, però dovete fare molta attenzione perché preleva tanto prodotto, quindi scaricate bene lo scovolino prima di applicarlo. Continuiamo con la base, non voglio mettere né terra e né illuminante, ma semplicemente questo blush sempre della palettina di Essence, questo qua rosa un po' più luminoso, su tutte le guance. Ne ho prelevato un po' troppo forse, mi ricordavo fosse meno coprente. Ci mischio anche questo qui per renderlo un po' più caldo. Sembro Heidi, ma non ci dispiace, abbiamo un colorito un po' più sano. Per le sopracciglia, come vi dicevo l'altra volta, ho il tatuaggio, quindi questa volta però non vado a mettere niente perché il mascara lo vado a utilizzare per fissare le sopracciglia, diciamo quando faccio un trucco un po' più, una full face un po' più pesante. Adesso prendo semplicemente uno scovolino pulito e le vado a pettinare verso l'alto. Per il resto, ragazzi, ritornando al discorso di prima, ho fatto le cose che stiamo facendo un po' tutti. Ho fatto le cose che stiamo facendo un po' tutti, ovvero mangiare, mangiare, mangiare. Bene. Ottimo! Preparare dolci e mangiare, mangiare. Qualche volta anche un po' di sport, che non fa mai male quando se ne ha voglia. Prendo un po' di setting spray per fissare tutto e per dare una rinfrescata. È sempre piacevole. Aspetto un po' che si asciuga. E infine per le labbra prendo sempre un balsamo labbra di Clio Makeup. Questa volta è nella tonalità Mumu. È un marroncino un po' più caldo. Utilizzo questo perché si sa, a Pasqua si mangia come se non ci fosse un domani, per cui non ho bisogno di tanta coprenza, quindi mi serve soltanto anche per dare un tocco di colore e idratare bene le labbra. Bene ragazzi, spero che il trucco vi sia piaciuto, ho cercato di realizzare un trucco abbastanza semplice, con tonalità che sono portabili a tutti senza però lasciare quel tocco di colore, e sono oltretutto i colori che secondo me rappresentano di più la Pasqua. Adesso è ora di passare al prossimo step, dove vi faccio vedere le mie unghiette nuove, super colorate. Allora ragazzi, stendo la prima passata, partendo utilizzando il colore Banana Milkshake di Passione Unghie, e catalizzo per pochi secondi.
Successivamente stendo il numero 110 di Mesauda Milano e catalizzo sempre per pochi secondi. Sul medio invece applico Naples di Passione Unghie e ripeto la catalizzazione che sarà la stessa per ogni dito. Qui scusate, mi sono accorta di essere troppo fuori camera e sto applicando il 2630 di Color It. Se noterete che questo colore cambia nel corso del video è perché è termico. Si schiarisce o meno in base alla temperatura della mano. Infine sto applicando l'1320 sempre di Color It. Questi due smalti li comprai l'anno scorso al Cosmoprof, non saprei purtroppo dirvi dove altro trovarli, per gli altri vi lascerò il link in descrizione. Ho cominciato poi con la seconda passata, dopo aver catalizzato tutte le dita insieme per 60 secondi. Qui state già vedendo gli stessi passaggi fatti prima. Inoltre non vi ho detto che sotto io avevo una base in gel. Ora stendo il top coat su tutte le unghie, mi raccomando sigillate bene in punta e infine catalizzerò tutto insieme per 60 secondi. Prendo poi un pad e del cleanser e lo passo su tutte le unghie per rimuovere lo strato di dispersione. Infine, come vedete, sto utilizzando un olio per le cuticole che massaggerò poi bene sul giro cuticole, appunto. Ragazzi, spero che l'idea di utilizzare questi colori pastello vi sia piaciuta, ma ora vi lascio all'ultimo step. Ragazzi, ho pensato di indossare un maglioncino crop top di questo giallo pastello e dei leggings. In fondo siamo in casa e la comodità viene prima di tutto, per questo non possono mancare anche delle ciabattine. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivate la campanella. Vi mando un bacio e buona Pasqua a tutti. Ciao!